Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi presentiamo un confronto video tra due dei device più famosi attualmente sul mercato, ovvero Galaxy Nexus e HTC One X. Sarà un confronto focalizzato unicamente sulla navigazione web, perché pensiamo sia un ambito che interessa a molti. Ricordiamo velocemente le caratteristiche dei due device. Galaxy Nexus ha un chipset OMAP 4460, quindi processore Cortex A9 Dual Core 1.2 GHz, mentre One X ha un chipset Tegra 3 di Nvidia con processore Cortex A9 Quad Core 1.5 GHz. Entrambi hanno display con risoluzione 1080x720 pixel, quindi HD Ready, e display comunque differenti: Super AMOLED HD per Galaxy Nexus, IPS HD per One X. Partiamo col vedere come si comportano i due device sul nostro sito web, quindi androidgeek.it. Prima Galaxy Nexus, vedete come presenta uno scrolling super fluido, anche il pinch zoom non ha nessun lag, nessun impuntamento, vedete come è molto molto liscio. Andiamo su One X, scrolling anch'esso piuttosto fluido, molto fluido, qualche volta inizialmente ha qualche incertezza nel partire, però vede come è piuttosto fluido. Anche il pinch to zoom è molto molto buono, vedete. Magari lo prendiamo anche in mano, vedete come risulta essere fluido e abbastanza reattivo, anzi direi molto reattivo. Vedete, questa irradiazione è molto buona, idem su Galaxy Nexus. Adesso andiamo sul sito del Corriere dello Sport. Vedete anche come i due browser web sono differenti. HTC One X ne ha uno personalizzato. Un attimino che ci andiamo anche sul Galaxy Nexus. Ops, sbagliato. Nel frattempo vediamo come si comporta One X. Scrolling molto molto buono. Vedete? Attendiamo un attimino che sì, ok, è stato caricato anche interamente sul Galaxy Nexus. Vedete, anche qui abbiamo uno scrolling molto veloce. Prendiamo One X per un pinch to zoom e ha qualche problemino, diciamo che non è strafluidissimo, vedete? C'è anche da dire che il Corriere dello Sport è un sito web piuttosto pesante. Più che altro vedete come One X a volte ha qualche problema nel riadattare la pagina, quindi va un po' in pallone. Vediamo nel frattempo Galaxy Nexus, vedete come il pinch zoom è piuttosto fluido, anche in siti abbastanza pesanti come il Corriere dello Sport. Anche Galaxy Nexus qualche volta presente qualche micro scatto inizialmente quando si è facendo il pinch zoom, però generalmente si comporta meglio. Vedete? Riprendiamo un attimo il One X, vediamo se riusciamo a rifare ricaricare il sito web. Sì, eccolo qui. Scrolling diciamo buono. Vediamo di fare il pinch zoom. Sta ancora caricando in realtà. Vabbè, comunque vedete come a volte ha qualche piccolo problemino. Ecco, diciamo che dipende anche un pochino dai momenti. A volte sembra andare un pochino in crisi, a volte va abbastanza fluido. Però devo dire la verità, Galaxy Nexus da questo punto di vista risulta essere più ottimizzato. Usciamo,
Andiamo su un altro sito web, magari diciamo anche da Android Geek. Qui lo chiudiamo con la classica, il classico metodo di ice cream sandwich. Andiamo sul sito del centro, vediamo un po' se ci abbiamo anche qui. Di fatto non l'ho inserito tra i preferiti. Ecco qui il centro. One X si comporta bene anche dal punto di vista dello scrolling, vedete? Qualche problemino, ecco, vedete, spingendo su qualche volta, però generalmente si comporta bene. Rotazione molto buona. A volte, ecco, vedete, ci rimette un po' a renderizzare nuovamente la pagina quando noi passiamo da un livello di zoom ad un altro. Questo è come si comporta invece il Galaxy Nexus. Si comporta decisamente bene. Anche diciamo il One X alla fine non si comporta affatto male, però ha questo problemino del riadattamento della pagina qualche volta. Infatti a volte può capitare che stiamo zoomando in un punto, rifacciamo zoom out e poi ci ritroviamo da qualche altra parte della pagina web un po' sballottati, però devo dire che fondamentalmente vedete come si comporta piuttosto bene, anche il doppio tap è abbastanza reattivo. In ultimo facciamo un test un pochino più particolare a cui mi sono ispirato guardandolo su un sito web americano, ovvero andiamo sul sito della Blizzard e vediamo come si comportano i due device con le animazioni in flash. Allora, prendiamo Galaxy Nexus e One X, mettiamo in landscape in modo da far apprezzare meglio le differenze. Vedete come, prendiamo la stessa animazione, vedete come le due animazioni sono ben differenti, o meglio, abbiamo questo diavolo con il fuoco che ci lo circonda e che risulta essere animato, solo che su Galaxy Nexus vedete come il tutto è molto fluido, vedete il fuoco ad esempio qui come è animato, mentre su One X il tutto procede un pochino a scatti, vedete? Io lo prendo anche uno per uno, lo faccio apprezzare un pochino meglio, vedete? Qui è fluido. Mentre qui su One X vedete come il fuoco è un pochino scattoso qui. Andiamo magari proprio su un'altra pagina, sempre dello stesso sito, cambiamo ad esempio animazione, andiamo su questa animazione in particolare e anche qui vedete come l'energia che fluisce all'interno del corpo di questo personaggio, questa ragazza, qui su Galaxy Nexus è molto fluido. Vediamo un po', torniamo indietro. Mentre su One X sembra un po' come se fosse ferma l'immagine, in realtà si muove, c'è l'animazione, però è un po' scattosa, un pochino rallentata. Guardiamo un pochino meglio, vedete? Prendiamo Galaxy Nexus e vediamo proprio la differenza uno alla volta. Qui su Galaxy Nexus si avverte proprio il movimento dell'animazione. Su One X vedete come si avverte e non si avverte, diciamo. E generalmente faccio notare come
passare da una schermata all'altra in flash è molto più veloce su Galaxy Nexus, vedete, è molto più agevole. Anche questa, vedete come abbiamo la guancia di questo guerriero, che nel caso del One X sembra un po' ferma dal punto di vista dell'animazione blu, che appunto illumina la guancia del guerriero, vedete, mentre su Galaxy Nexus vedete com'è. Gli effetti di luce sono ben animati. Qui su One X risultano essere un pochino scattosi. Quindi questo era un confronto tra HTC One X e Galaxy Nexus dal punto di vista della navigazione web. Quindi si capisce come HTC One X è un prodotto molto bello, molto potente, però necessita assolutamente di ottimizzazione. Il chipset Tegra 3 ha molta più potenza rispetto a un OnePlus 4 presente su Galaxy Nexus, eppure Galaxy Nexus dal punto di vista della navigazione web risulta essere molto meglio ottimizzato, quindi ha un hardware che di fatto è lo stesso processore, sempre Cortex-A9. Soltanto dual core è una frequenza anche un pochino più bassa, però viene sfruttato meglio da Google e si comporta meglio rispetto a One X. One X necessita assolutamente di ottimizzazione da parte di HTC per quanto riguarda la navigazione web, perché comunque le risorse ci sono, la potenza c'è, perché un quad core Cortex-A9 non è affatto un hardware banale e quindi HTC deve un po' mettersi d'impegno e sfruttare meglio questo Tegra 3. Come ho detto già nella recensione, molto probabilmente HTC non ha proprio la stessa, non ha la stessa esperienza che aveva su Qualcomm, perché negli ultimi anni è sempre andato a puntare su hardware Qualcomm, quindi era molto esperto nell'ottimizzare hardware Qualcomm, quindi sfruttare al meglio anche il software. Forse ha bisogno di un pochino di più di tempo su Tegra 3. Speriamo, ovviamente si può essere anche ottimisti, in quanto HTC proprio ha sempre dato il meglio di sé dal punto di vista software, quindi pensiamo che sia totalmente capace, quindi in grado di migliorare nettamente l'esperienza web su One X. E con questo è tutto, quindi vi rimando al prossimo video, che sarà un focus sempre sulla navigazione web di One X, però faremo vedere come si comporta con altri browser internet alternativi. E con questo è veramente tutto, quindi un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!